Ridurre le liste d'attesa con nuovi investimenti sia sul personale medico-infermieristico che sulla costruzione di nuove strutture sul territorio. Questa è la ricetta per la sanità piemontese che, dopo l'uscita dal piano di rientro, nel 2017 si avvia alla cosiddetta fase 2. A illustrare ai direttori generali delle aziende sanitarie la strada per la crescita del sistema sanitario sono stati il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessore alla sanità, Antonio Saitta. Il piano per l'abbattimento delle liste d'attesa, aggiunto Saitta, sarà pronto a gennaio. Avrà un approccio organico strutturale, ha spiegato l'assessore, perché risolvere il problema una tantum per ritrovarselo poi subito da capo non servirebbe a nulla. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare Renato Botti, il nuovo direttore regionale della sanità, che ha espresso grande disponibilità ed impegno a raggiungere gli obiettivi indicati dall'amministrazione, con una particolare attenzione al gioco di squadra. Botti ha annunciato a breve un atto di indirizzo a tutte le aziende per l'applicazione coordinata ed uniforme su tutto il territorio dei nuovi LEA. La prima sfida della sanità piemontese, a questo punto del suo percorso, è la gestione del paziente cronico, ha spiegato Botti. Occorre potenziare l'assistenza domiciliare con l'uso delle tecnologie. Sono consapevole delle difficoltà che questa rivoluzione comporta, ma è necessaria. Sul fronte della mobilità passiva, ha aggiunto, sono notoriamente un liberale. L'unica risposta per contrastarla è garantire servizi di qualità ed erogarli entro tempi accettabili. Sentiamo direttamente le parole di Antonio Saitta, assessore regionale alla sanità, e di Renato Botti, il nuovo direttore regionale della sanità. I dati del Piemonte negli indicatori della griglia LEA. L'indicatore della griglia LEA è un lavoro di monitoraggio che fa il Ministero della Salute chiedendo tutti i dati sui livelli di assistenza e ancora quest'anno abbiamo avuto una crescita, siamo tra le regioni, come dire, in vetta alla classifica. Prima c'è la Toscana, poi ci siamo noi, poi c'è altre regioni in sostanza. Quindi vuol dire che è stato fatto un buon lavoro che dobbiamo mantenere e in ogni caso è un risultato gratificante per il lavoro che abbiamo compiuto in questi anni. Che cos'è la griglia LEA concretamente? La griglia LEA vuol dire che sono degli indicatori sulla qualità dei servizi che vengono forniti, penso alla vaccinazione per gli adulti, penso agli hospice, penso alla qualità del servizio. È un lavoro, come dire, molto complesso che misura, non tanto le opinioni, ma concretamente i servizi che vengono offerti. Un'occasione per presentare anche il nuovo direttore regionale della sanità, Renato Botti. Sì, Renato Botti, che tra l'altro è stato fino a ieri il direttore della sanità del Ministero della Salute, quindi ha grandi competenze per questa seconda fase, dove noi pensiamo di puntare enormemente sull'assistenza territoriale, la persona più giusta perché ha seguito dossier importanti e quindi immediatamente può partire dando applicazioni concretamente in Piemonte. Che tipo di lavoro si aspetta? Un lavoro affascinante di, spero, sviluppo ulteriore del servizio sanitario regionale e contributo anche a livello nazionale nel coordinamento delle regioni. Insomma, ormai sono 25 anni che lavoro in questo ambito e mi fa piacere, spero di riuscire a dare un contributo anche alla Regione Piemonte.